Da Sant'Antonio al Monte per il trentennale dell'Associazione Petrini siamo con Enrico Morbelli che ha trattato il tema della visione di Petrini, di Bozzi e di Valitutti. Tre personaggi particolarmente importanti. Beh, non solo importanti, ma tre personaggi liberali che hanno lasciato un'impronta e diciamo che Petrini, che è l'eroe locale, è quello che l'ha lasciata più esile perché è morto giovane, talché per noi liberali Petrini è per Rieti quello che Gobetti è stato per Torino, perché è stato un grande autore, uno che ha scritto molto ma che ha fatto anche scrivere avendo una casa editrice. Aggiungo una cosa a favore di Domenico Petrini: era un professore di liceo in un periodo in cui in Italia, se non sei professore universitario, non conti niente. La rivalutazione di un professore di liceo è una cosa che mi riempie di gioia, e lo dico da direttore della scuola di liberalismo della Fondazione Einaudi, perché in varie parti d'Italia i docenti che noi abbiamo selezionato eccetera, l'ho scoperto dopo, erano professori di liceo e vanno benissimo. Aumentiamo il numero dei professori di liceo e abbattiamo quello dei professori universitari che non ci sentano. Beh no, questo sicuramente. Un'altra domanda, quindi una figura, quella di Petrini, che va assolutamente rivista, ripresa in considerazione e soprattutto propagandata e rivalutata, valutata, è stata valutata qui e rivalutata anche dall'associazione che è nata a questo scopo, ma è il caso di portare il prodotto fuori della Sabina, cioè è un prodotto ad esportazione, perché era non solo era stato il docente, il professore di Indro Montanelli, quando Montanelli ha vissuto qui a Rieti, appunto perché suo padre era il preside del liceo dove Domenico Petrini insegnava, quindi c'è tutto un giro, ma poi perché era in corrispondenza con Benedetto Croce, da qua i suoi legami liberali con i Valitutti, con i Bozzi e con gli altri grandi capi del liberalismo laziale. Tanto che Benedetto Croce ha detto: considerava il Petrini non solo come a me affettuosamente devoto, ma come uno degli ingegni più utili, delle menti più pure, dei giovani più valorosi che ci siano ancora in Italia. Non ce ne sono molti. No, non ce ne sono molti, ma come c'è quella famosa frase che dice: beati i paesi, beati i popoli che non hanno bisogno di eroi. Ma noi ce ne abbiamo talmente pochi di eroi, ce li teniamo, coccoliamoceli, facciamoli conoscere a tutti. Evviva gli eroi, più eroi ci sono e meglio stiamo. Grazie.